Vedete, qui c'è l'esaltazione di quello che è lo scheletro. Perché l'esaltazione? Perché se noi tiriamo via lo scheletro, cadiamo con un sacco vuoto. E l'architettura è quello che ci tiene in piedi. La spina dorsale, gli archi, i movimenti, gli archi, eccetera, no? Allora qui c'è questa specie, io mi spoglio di questa mia apparenza, e dentro c'è questo po' di architettura che è lo scheletro, che è il cemento armato di una costruzione, insomma. Quello che tiene in piedi le cose, gli uomini, eccetera. Ora c'è questa specie, qui c'è ancora lui, che fa da modello, perché è la fase più viva, insomma, no? E poi è eterna, più delle sembianze, io posso intergrassare, posso cambiare gli occhi, fare i baffi, mettere le parrucche, ma lo scheletro mio è quello che è. L'autoritratto, io posso cambiare, mettere i baffi neri, mettere le lenti a colore, comincio a avere gli occhi neri, a posto di averli verdi, mi tingo i capelli e cambio, posso cambiarmi come ma dentro, io ho un altro mio autoritratto che si vede che dentro, sotto questa mia maschera, sono un clown, no? Perché sono diverso, perché salto, ballo, eccetera, eccetera. E lo stesso in quest'altro corpo, ecco perché c'è questo mio autoritratto, mi perseguita un po', mi porta in giro. In molti miei quadri ci sono sempre questi buchi. Allora io guardo dentro e ogni volta sogno delle acque azzurre, rosse, verdi, blu, sento dei profumi diversi, delle puzze diverse. Conforme allo stato in cui mi trovo, ho queste sensazioni, mi completano quello che chiamo sempre la musicalità del mio essere, insomma, no? Noterete che c'è quasi sempre questo quadro qui, no? Ma c'è una tenda da guerriero nelle mie composizioni surrealiste, perché precedentemente io faccio il capitano di Ventura. Sono ancora un po' piccolo dittatore adesso, ma allora lo ero proprio pagando di persone, insomma. E c'è una tenda con tutti questi paludamenti. Questo è un quadro al quale io ero molto affezionato perché per sbaglio ho venduto. E l'ho messo nel mio mondo.